Intanto che io ultimamente lavoro tanto con l'argilla per dare la forma dei petali, per dare la forma ai petali occorrono le stampe. Esistono tanti tipi, ma un paio di stampe così costa 3, 4, 5 euro e comprare per ogni tipo di petalo è quasi impossibile. Io ho scoperto un materiale che mi dà la possibilità di fare le stampe a casa. Il materiale è un tipo di plastica che diventa modellabile con l'acqua calda. Occorre l'acqua che ha più di 60 gradi. Adesso proviamo. Io ho preso i petali della rosa e adesso provo a fare le stampe. Io ho preso l'acqua bollente. Inizia a sciogliersi subito. Raccolgo in una massa. È già sciolta. Solo devo aspettare un attimo che diventa più morbida, così più facile da lavorare. Prendo il materiale e metto dentro per copiare la forma del petalo. I resti taglio e metto subito in acqua ancora. Adesso do un po' di forma e aspetto qualche minuto, così il petalo di plastica diventa rigido, copia tutte le venature del petalo naturale. Adesso posso fare anche parte dietro. Prendo lo stesso materiale. Questo materiale può essere sciolto più volte. Così dopo posso usare tutti e due i pezzi insieme, usare come liner, che è comodissimo per l'argilla. La forma posso
un po' cambiare ancora. Eccolo qua. Adesso il primo petalo è già duro, aspetto solo quando si raffredda il secondo. Intanto taglio i resti che non occorrono. Questa massa resta lo stesso morbida. Lascio per raffreddarsi e faccio subito un altro. Aggiungo un po' l'acqua calda ancora. Importante che loro non sono incollati insieme. Il mio petalo è a posto, un po' rotto. Ma la forma non è cambiata, così posso fare una. Proviamo. Prima faccio il petalo fuori. Queste stampe si può usare anche per i petali fatti di gomma Eva. Sono molto rigidi adesso. Se non mi occorrono più, li sciolgo ancora nell'acqua e faccio qualcosa di diverso. La prima parte è già abbastanza rigida, così non ho paura che se incontrano qua si incollano. Prendo la seconda parte. Questa plastica è molto morbida, molto modellabile, molto. Si può dare qualsiasi forma. Non c'è niente da tagliare. E tra poco vi faccio vedere come io faccio i petali della gomma Eva. Provo a fare l'impronta del petalo di gomma. Devo scaldare bene. Sì, il petalo non è perfetto perché questa forma non è perfetta, ma abbastanza vale per fare la rosa. Si può un po' lavorare con le mani anche, ma questa forma che è importante fare alla fine del petalo è fatta.